non può un ministro della Repubblica rispondere in quel modo come ha trattato l'altro giorno, e credo che la parte migliore dell'Italia siano loro, non certo il ministro Brunetta, nemmeno questo governo che, come sappiamo, non è più un governo ma un comitato d'affari che sta in piedi per spendere milioni per difendere gli interessi del Premier, mentre non spende nemmeno una lira per stabilizzare ragazzi che comunque hanno professionalità e titoli di studio. Io penso che questa, un paese come l'Italia, un paese civile, non si possa permettere assolutamente una vergogna di questo genere. È una vergogna che va sanata assolutamente, e devo dire che in nessun paese credo che ci siano scempi di questo genere. Nella pubblica amministrazione ci stanno oltre 250.000 precari, si perderanno altri posti nella sanità, negli enti locali e compagnia. Io penso che il governo, prima che cada una cosa buona, debba fare, debba stabilizzare questi ragazzi. E siamo qui anche per portare al ministro le cassette della frutta, perché noi non ci facciamo prendere in giro, perché vada lui a raccogliere la frutta. Noi siamo quella generazione che invece vuole cambiare questo paese, vuole cambiarlo con i titoli di studio, vuole cambiarlo con le competenze. E spesso la nostra generazione è costretta invece a lavorare in nero, a lavorare senza diritti. Chiediamo quindi serietà, chiediamo rispetto a questo governo, chiediamo rispetto al ministro Brunetta. Chiediamo che diano risposte realmente, non ci prendano in giro. A lavorare, Brunetta va a lavorare. Il ministro, invece di occuparsi della funzione pubblica, invece di garantire servizi ai cittadini, si preoccupa di licenziare i precari e le precarie con la manovra finanziaria dell'anno scorso, 2 anni fa. Dobbiamo